Grazie Eccellenza. Ma qui in realtà poi ognuno parla, no? Parla molte volte a vanvera, perché dico queste cose? Innanzitutto la prima questione è il metodo. Lei è segretario anche per delega sulla legge finanziaria, ha presentato questo decreto che va in ratifica oggi il 30 aprile, esattamente l'ultimo giorno previsto dalla legge finanziaria. Dal 30 aprile sono passati 2 mesi e mezzo per la ratifica. Ci viene a dire che oggi, di quei 6 articoli, 4 li cancella e ne rimangono 2, completamente un'altra cosa rispetto alla versione depositata il 30 di aprile. Oggi siamo il 20 di luglio, faccia lei il confronto con chi lo vuole fare, o ha dovuto portarlo e poi si è reso alla fine conto che quel decreto aveva delle problematicità perché non aveva condiviso con qualcuno. Questo è un problema di metodo, questo è un problema di metodo. E torna fuori la questione del metodo, eccellenze scusate se faccio un fuori onda, sulla questione del regolamento consigliare. Regolamento consigliare che è andato abbastanza bene, beh, c'è la maggioranza che propende per abbassare i tempi degli interventi. Allora, cari colleghi di maggioranza, come si fa ad abbassare i tempi di discussione nel momento in cui ci troviamo di fronte a un decreto che è semplicemente un decreto per nome, ma è stato derubricato a un mero ordine del giorno, non avendo la giusta contezza a livello giuridico legislativo di un ordine del giorno, ma di fatto quello che c'è scritto in questo decreto delegato è un ordine del giorno. E allora come si fa? Qualcuno sollevava il fatto, parliamo troppo in aula, a cavolo, parliamo troppo. Ci troviamo un decreto emesso 2 mesi e mezzo fa, stravolto completamente stamattina dagli emendamenti di un segretario di Stato, e non vogliamo parlarne? Ah, ma allora vogliamo tutto in quest'aula. Poi però bisogna andare anche coi piedi di piombo a fare certe proposte, perché se, come vi ho detto io a quel tavolo, se qualsiasi maggioranza riuscisse a uscire dai canoni e dai legacci normali che c'è nella divisione parlamentare, ossia di andare anche a presentare alle opposizioni gli emendamenti in maniera preventiva, beh, questo dibattito oggi non ci sarebbe stato. Avremmo probabilmente chiuso il comma sui decreti legge e decreti delegati sulla ratifica e saremmo andati al famoso assestamento di bilancio. Ma il problema rimane cogente, questo è un esempio vivido di quello che si diceva a quel tavolo. Volete abbassare i tempi? Bene, abbassate pure con un atto vostro. Però il problema rimane il metodo è questo. Il metodo è quello di presentare un decreto a 2 mesi e mezzo di distanza, stravolgerlo completamente, depauperandolo del potere che ha, rendendolo un mero atto di ordine del giorno. Il metodo, dicevo, voi come governo, quindi come congresso di Stato, da quando vi siete insediati avete presentato 224 decreti a fronte di 29 progetti di legge di cui 18 discussi o quantomeno passati in commissione e ratificati. Vi rendete conto che state andando avanti solo a decretazione? Con questi tipi di decretazione, segretario Zanotti, con questi tipi di decretazione, fa un decreto e lo sconvolge completamente a distanza di 2 mesi e mezzo. Il metodo, eccolo il famoso metodo che tiravo fuori, almeno Rete ha tirato fuori nel contesto del regolamento consigliare. Questo è il metodo, bene, non vogliamo parlarne? Non parliamone. Volete abbassare i tempi? Bene, però ci deve essere a monte anche la volontà da parte dei vari segretari di Stato di turno di presentare le modifiche quantomeno una settimana prima su cui si parla e quantomeno su certi argomenti assolutamente delicati come questo. È necessario che ci sia un confronto anche, caro consigliere Morganti, con i sindacati. Perché se io seguo il suo assunto, dove dice all'interno della dirigenza, per quanto riguarda i ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, il sindacato non ci deve mettere bocca, allora chi ci mette bocca sui dirigenti? Il congresso di Stato? O il segretario di Stato? Allora qui è diversa la cosa, perché c'è una valutazione diversa, c'è una valutazione magari fatta da un segretario di Stato
piuttosto, chi dovrebbe entrare nel merito delle questioni, piuttosto che di un organo che possa anche contemplare la fattibilità o meno di non dare più un incarico dirigenziale o valutare la giustezza che quel ruolo dovrebbe competere, perché sennò si causa, caro consigliere Morganti, quello che il suo segretario di Stato Podeschi ha fatto con il dottor Rondelli. Dottor Rondelli cacciato con lettera anche da parte dei dipendenti degli uffici che avevano, dell'UOC, che aveva il dottor Rondelli sotto la sua direzione, con numeri positivi, ma per una mera questione, io ci metto personale a questo punto, perché ancora quel licenziamento di un dirigente pubblico non ha spiegazioni logiche se non per una questione personale. Per una questione personale, quindi, cioè, è stato fatto anche, è stato creato il precedente, il segretario di Stato può mandare via un dirigente o non rinnovargli l'incarico. Ecco, quindi consigliere Morganti, io continuo a chiamarla segretario, ma forse è meglio chiamarla consigliere, visto anche quello che ha detto prima. Quindi, consigliere Morganti, cosa intende lei per non fare parlare il sindacato, non fare avere contezza del sindacato o le organizzazioni sindacali sulle dirigenze pubbliche? Le diamo il compito al Congresso di Stato? Ah, bel modo di intendere da parte sua la democrazia, bel modo da uno che dovrebbe essere di sinistra, o quantomeno avere la contezza che lo Stato è altro, non è la volontà di un segretario di Stato, non è la volontà di nessun segretario di Stato. Io vengo dal privato, il privato ha dei parametri, i dirigenti del privato hanno dei parametri, per cui se si raggiungono quei parametri gli danno i vari emolumenti in più, ma se non li raggiungono rischiano anche il licenziamento. Rischiano anche il licenziamento. E badi bene che i dirigenti del privato con i sindacati hanno a che fare, e come no? Quindi il pubblico non deve averlo? Quindi lasciamo tutto in capo a una persona che può cacciare un dirigente pubblico nonostante sia arrivato a dei risultati ottimali per la cultura, Morganti, quella che lei difende sempre? Quindi in questo caso lei difende l'atto che fu fatto da Podeschi contro il dottor Rondelli, così, in maniera molto tranquilla. Vecchio e nuovo regime, sfido chiunque, chi è in quest'Aula, soprattutto chi era nella scorsa legislatura, ad andare a vedere gli emendamenti che Rete ha portato in ogni finanziaria sistematicamente per togliere la distinzione fra vecchio e nuovo regime. Chi oggi è al governo, ed era al governo anche l'altra volta, li ha sempre bocciati la distinzione fra vecchio e nuovo regime, caro segretario, ed era maggioranza anche lei, li avete sempre bocciati, e oggi li riportate qua senza una definizione? Senza prendere in considerazione, basta, andiamo tutti sul nuovo regime, continuiamo a procrastinare nel tempo in attesa che qualcuno, non lo so cosa possa succedere, ma lei è governo, lei è un segretario, deve dare degli indirizzi, oltre che cancellare 4 commi su 6 del suo decreto delegato, deve dare degli indirizzi? E perché oggi ancora continua a procrastinare la questione vecchio e nuovo regime? E magari no, perché quei cattivi di Rete lo proponevano già quella volta, ma non è... Chi propone cosa? Forse eravamo un po' più lungimiranti, forse perché capiamo un po' più la pubblica amministrazione? Quante volte abbiamo fatto gli emendamenti sulla pubblica amministrazione per togliere le indennità, segretario Zanotti? Lei non era segretario, ma era consigliere. Quante ce ne avete prese su? Adesso tutto, la vostra politica è spending review. Ah, adesso sì. Adesso perché siete arrivati all'asse. Perché non ci sono più soldi, quindi bisogna andare a tagliare in maniera indiscriminata, senza avere fatto un minimo di programmazione economica sulla dirigenza, sulla pubblica amministrazione, sulle sacche di spreco all'interno della pubblica amministrazione, quelle che ha detto il consigliere che mi ha preceduto, il consigliere Ciavatta. Facile fare segretario di Stato così, ma è il metodo che è sbagliato, segretario, molto sbagliato, perché lei, io non so, io mi vergognerei a portare un decreto con 4 commi cancellati. Mi vergognerei. Chiederei di non portarlo in ratifica. È una questione di stile. Evidentemente qualcuno lo stile ce l'ha,
qualcun altro non ce l'ha, mi passi la questione, mi passi il paragone. Però ripeto, è il metodo principale di questo governo, andare avanti solo per decreti, solo unicamente per decreti, su cui poi la maggioranza che vi sostiene è blindata, perché non avete mai perso un voto, ma il problema è che se tutti i decreti o se il 10%, il 20% dei decreti che portate sono della dimensione e della struttura che ha portato lei oggi, ecco, si capisce chiaramente, allarga le braccia, poteva far meglio, segretario, poteva anche chiedere di portare la ratifica e poi quando è in replica mi può parlare lei, non mi parli sopra perché mi dà fastidio, per quello che uso le cuffie. Mi chiedono sempre perché le cuffie, perché mi disturbate, allora quando è ora il vostro turno parlate voi. Quindi io vorrei capirla questa cosa da parte del consigliere Morganti, di vedere quest'ottica della dirigenza non toccata da accordi sindacali o quei sindacati non ci devono entrare, perché ripeto, il problema principale è quello che il caro segretario Podeschi ha creato con un dirigente, con Paolo Rondelli. Quindi a discrezione di un singolo segretario di Stato di fronte a dei risultati evidenti si caccia comunque il dirigente. Questo non è fare Stato, questo è fare personalismo, caro Morganti, e uno di sinistra come lei non me l'aspettavo.